Oggi Giacinto Palmieri è un comico, vive in Inghilterra, fa anche spettacoli lì in Inghilterra, ma si occupa anche di traduzioni, si è occupato anche delle traduzioni su Comedy Subs, quindi tutti quegli spettacoli di George Carlin e Bill Hicks. Quando vedete sottotitoli, insomma, c'entra anche lui. Quindi oggi ce l'abbiamo su Chiacchia Radio e facciamo un po' di domande sulla comicità e su cosa far ridere, e finiremo a parlare anche un po' di doppiaggi e di queste storie qua, insomma. Prima di mandare avanti la puntata, vi ricordo sempre la pubblicità Regresso. Questo è il mio canale Rob Cavallo Music, dove potete trovare tutte le mie composizioni per tutti i tipi, dalla musica noir, orchestra e musica rock, eccetera, eccetera. Si chiama Rob Cavallo Music, eccolo qua. E poi c'ho anche una band con la quale suono e si chiamano gli Heavy Wood, legna pesante, sono questi qua. Niente, tutto a posto, mando la sigla e poi chiamiamo a Giacinto. Vai sigla, vai. Ok, benvenuto a Giacinto Palmieri su Chiacchier Radio. Ciao Giacinto. Ciao, grazie dell'invito. Nacque Fagianotti, come ti avevo detto via chat l'altro giorno, quando io cominciai a fare dei doppiaggi su Matrix nel 2007-2008, il film Matrix. Ah, sì, E certo. diventarono abbastanza popolari e poi da quel momento in poi. Io, essendo musicista, comunque non so perché ho avuto sempre come dire, questa voglia di rovinare, ma con classe, questi film. Beh, io ho grande rispetto per chi riesce a fare musica e comicità al tempo stesso. I musicisti, i comici musicali sono degli idoli per me. Siete bravissimi, fate delle cose incredibili. Già è difficile fare ridere, già è difficile fare musica, fare ridere con la musica è veramente notevole. Ah, sicuro. Ma la cosa assurda, che poi secondo me è anche il punto che quando Antonio mi ha detto di te, ho detto io voglio assolutamente parlare con qualcuno riguardo la comicità, perché leggendo, non so se ti è mai capitato di leggere qualche libro di Daniel Levitin, che sarebbe un neurologo canadese. In Ah, pratica no, non lo conosco. lui ha scritto un libro che si chiama Your Brain on Music. E in pratica ti dice quello che succede nel tuo cervello quando tu ascolti la musica. Ah, sì, ne ho sentito parlare. E Anche infatti, Oliver Sacks parla di queste cose. sì, anche lui infatti è uno stimatore di Oliver Sacks, solamente che diciamo è un po' più moderno, diciamo, no? E lui a un certo punto nel libro c'è scritto: non posso dire molto perché non voglio soffermarmi su questa cosa, ma la riuscita di una canzone è praticamente per il cervello, corre le stesse strade della riuscita di una barzelletta, per dirla, diciamo. Interessante, E qui interessante e perché lui, un e quindi lui dice: vai. sì, la canzone si basa su aspettative, che la persona che si aspetta appunto dalla musica, e la stessa cosa accade sulle battute, no? Su cosiddetti Certo. jokes in inglese. Ma la domanda che ti volevo fare, proprio che mi viene dal cuore, voglio dire. Come scrivi le battute? Senza dire i tuoi segreti. È una bella domanda, una domanda che affascina anche me. Nel senso, allora, innanzitutto la parola scrivi, secondo me, va messa tra virgolette, nel senso che nella comicità
si scrive molto oralmente, si scrive nella testa, si scrive direttamente sul palco, molto spesso non si passa dalla pagina se non per prendere nota, per magari uno si scrive i temi principali, si scrive la set list, si scrive delle parole chiavi, sì, che poi ti aiuteranno a ricordare sulla scena il testo orale. E quindi e poi non c'è un metodo, nel senso che uno sa che cosa sta cercando, sa qual è il tema che gli interessa in quel momento, sa qual è il gusto, il tipo di battuta che gli piace fare, e tiene aperte le porte del cervello, per così dire, nel senso che cerca di osservare, cerca, e poi l'idea arriva quando arriva, magari arriva sotto la doccia, cioè non è che ti metti lì con la penna di fronte al foglio a osservare il foglio bianco. Io per esempio scrivo tra virgolette molto quando vado al parco. Abito a Londra, vicino a un bellissimo parco che è Victoria Park, e ho la fortuna o la sfortuna di questi tempi di avere molto tempo libero, e quindi niente, vado al parco, se è bel tempo faccio 2 o 3 giri attorno al lago e penso e cerco di riordinare le idee. Però un riordinare non è l'idea originale, l'idea comica originale ti viene quando viene. Non mi stupisce che gli antichi credessero nell'ispirazione da parte degli dei, perché effettivamente la creatività secondo me è uno dei grandi misteri, cioè veramente da dove ti arriva l'idea non lo sai, sai che cosa ti interessa e quindi così resti in una situazione di ascolto, per così dire, rispetto all'idea. Infatti è incredibile questa cosa che tu hai appena detto, e te lo dico io che magari compongo musiche, compongo canzoni, la stessa cosa, non è che ti metti mai, cioè sarà capitato se qualcuno ti obbliga e ti dice guarda mi serve una sigla per quel programma, o tu cerchi di devi comunque, c'hai un tempo limite quindi devi farlo per forza, no? Però certo, esattamente sotto la doccia, mentre lavi i piatti, mentre ti fai i denti, quando cammini in macchina, nei momenti meno inaspettati arriva un'idea. E se non hai un registratore, certo, con te che registri la cellula dell'idea, e fra 2 secondi te la sarai dimenticato, non potrai più riprenderla in futuro. Così funziona almeno per te me. Musicista, sì, per te musicista, per me io tendo a ricordarmi le cose, però al limite io uso, non so, Google Keep sul mio cellulare, uh-huh, e scrivo una parola, in genere una parola mi è sufficiente per ricordarmi in che cosa consiste la battuta. Wow, fai dei tag umani praticamente. Sì, esatto. E poi niente, poi c'è tutto un altro lavoro che invece è il lavoro di editing, di cucitura, soprattutto se devi preparare uno spettacolo per il Festival di Edimburgo o per altri festival, quello di Edimburgo è comunque il più importante e quindi per noi è un punto di riferimento importantissimo. Quindi se devi preparare uno spettacolo per un festival, gli spettacoli durano un'ora, in realtà 50 minuti, sì, e per produrre 50 minuti devi fare un bel lavoro di taglio e cucito, organizzare bene, creare i collegamenti, perché in genere ti vengono in mente le idee pure, però i collegamenti li devi costruire. E niente, e devi costruire anche lo sviluppo dell'idea, quindi magari aggiungere un dettaglio, aggiungere la battuta dopo la battuta, e quindi niente, poi fai quel lavoro che è in parte un lavoro di scrittura, nel senso che lì magari i collegamenti e la struttura la metti giù su carta, ma è soprattutto anche lì un lavoro sul palco, devi fare molte preview, molte anteprime, e lo spettacolo viene costruito sulle anteprime e viene costruito durante il festival stesso. Quando fai Edimburgo molto spesso fai l'intero run, l'intera durata del festival, il che vuol dire che fai 25 spettacoli di seguito tutti i giorni, e se in 25 giorni lo spettacolo cambia tanto. Quindi se vai a Edimburgo ti consiglio di andare magari verso fine festival o forse verso 2/3 del festival, perché secondo me la qualità ha un po' una curva campana, nel stanno senso ancora che rodando i primi giorni. Sì, all'inizio fai fatica, stai ancora rodando, poi raggiungi probabilmente l'apice e poi ti rompi anche un po' le scatole in 25 giorni, quindi magari verso la fine la qualità può scendere un pochino perché scende un po' la motivazione. Tra l'altro, cioè il fatto del, non so, penso che comunque la scrittura comica, scrittura sia intesa di fisica che mentale, no? La scrittura comica comunque credo sia alta quanto la scrittura della letteratura, eccetera, eccetera. Penso che anche per i comici funziona quella famosa battuta che
Stephen King mise dentro uno dei suoi libri, molto famoso per chi scrive, On Writing. Lui disse, sì, c'era Geoffrey Chaucer che stava disperato, un suo allievo è arrivato da là, ha detto, ma maestro, maestro, ma come va? T'ho scritto solo 7 parole. E lui dice, buono, no? 7 parole. Dice, sì, ma non so in che ordine devo mettere. Carino. Quindi, sì, vabbè, ci sono... È proprio quello, certe volte, vai, l'ordine, se tu non cambi una parola, la metti alla fine o alla penultima, potrebbe cambiare la sorte della battuta. È verissimo, infatti è questa cosa, rispetto a ciò, la differenza è che noi comici lo scopriamo solo sul palco, cioè con l'esperienza ti viene una certa capacità di prevedere più o meno che cosa funzionerà, che cosa no, però non ne sei mai sicuro, devi provare le cose sul palco e a volte il palco ti insegna delle cose che non ti aspettavi minimamente. Per esempio, la gente inizia a ridere delle frasi che per te erano soltanto setup, servivano soltanto per fare la battuta, e magari sul palco scopri che puoi fare una battuta anche di quel, oppure non so, ecco, facciamo un esempio. Sì. C'era un periodo in Inghilterra in cui si parlava tanto di Joseph Fritzl. Non so se in Italia la cosa ha suscitato tanto scalpore. Era il caso di quel tizio che in Austria aveva... Oh, Fritzl! Sì, che aveva tenuto le bambine, insomma, nello scantinato, un caso terribile. Ma la mia dolce metà è viennese, quindi me lo racconto sempre con gioia, questo Fritzl. Ok, va bene, allora, anzi, forse scusa se ho tirato fuori un argomento delicato in famiglia. No, me lo racconto sempre. Vai, dimmi. Non so perché, in quel periodo un sacco di gente faceva la battuta su Fritzl, perché sai, giocava sul tabù, no? E io ho detto, non mi piaceva la cosa, mi sembrava una cosa pigra, una cosa facile, e mi ero riservato di non fare battute su Fritzl. Però erano gli anni di Berlusconi, che chiaramente erano anni difficili e imbarazzanti per noi italiani all'estero, per cui volevo fare una battuta sull'imbarazzo, e a un certo punto mi sono chiesto che cos'è, come posso giocare col paradosso, che cos'è di ancora più imbarazzante che avere Berlusconi come connazionale, e mi è venuto in mente Hitler, per cui ho fatto questa battuta, magari non originalissima come battuta, però sì, ho iniziato a fare questa battuta in cui dicevo, con Berlusconi è imbarazzante essere italiano, a volte vorrei essere austriaco, e la gente rideva in modo strano, cioè rideva più di quello che mi aspettavo, e soprattutto rideva, aveva una risata un po' colpevole. E ho capito solo dopo che pensavano fosse una battuta su Fritzl. Quindi alla fine io ho finito per fare una battuta su Fritzl che pensavo che non volevo fare, ma l'ho fatta lo stesso, nel senso che l'ho fatta nella testa della gente, perché alla fine è quello che succede nella testa del pubblico che conta. Certo. Tu devi provare, riprovare per capire che cosa succede nella testa della gente, e quando fai le battute ovviamente cambiarle magari di conseguenza. Quindi così a volte il pubblico, a volte il palco ti sorprende, e questo secondo me è la grossa differenza tra fare stand up comedy e fare altre forme di scrittura, altre forme di comicità che finiscono sulla pagina o finiscono sulla pellicola, perché la stand-up comedy è un dialogo, si produce nel dialogo col pubblico, e non è mai written in stone, direbbero gli inglesi, non è mai scritto sulla pietra, non è mai è qualcosa che di fluido, qualcosa che cambia in continuazione, e secondo me è anche un po' il bello del genere. Certo, anche perché poi questa battuta che di Berlusconi con Fritzl, poi tra l'altro cioè il pubblico deve conoscere queste storie per poter riderci sopra, no? Quindi è una, certo, è tutto sì, collegato in quel senso. Ma infatti io una volta avevo letto un libro che parlava appunto di comicità, e c'era una parte di un libro dove c'era scritto che ci sono più livelli, e il primo livello, diciamo, è quello, che ne so, Charlie Chaplin, cioè praticamente fai uno scivolone sulla buccia di banana, cadi a terra, ridi. Poi c'è il secondo livello, che è regionale, quindi puoi farlo solamente col dialetto della regione. Poi c'è il terzo livello, che sono tutte le cose che capitano ogni giorno alle persone, cioè pagare le bollette, che ne so, bestemmiare, qualsiasi altra cosa. E poi c'è un livello di battuto universale, cioè che potresti far ridere praticamente anche un indiano oppure uno dello Zimbabwe, insomma, perché la battuta è così costruita perfettamente che farà ridere chiunque, insomma. Cioè, io guarda, no, vai, scusa. No, vai.
era solamente un pensiero, no, ad alta voce. No, molto interessante. Però chi è l'autore? Oddio, devo riaccendere il Kindle dopo e te lo dico, perché ce l'avevo solamente nel Kindle, perché udite, l'ho rubato. Perché io sono molto interessato. Sono molto interessato a queste cose. Adesso, non per darmi aria accademica, ho appena finito un PhD, un dottorato, proprio sulla traduzione della stand-up comedy, su come i comici bilingue traducono il proprio materiale. E effettivamente ho lavorato molto su queste cose, sui diversi livelli di traducibilità, sui diversi. Ma la cosa interessante è che alla fine ho scoperto che la maggior parte dei comici che ho intervistato, ne ho intervistati 10, non tanti, però secondo me era già abbastanza significativo come campione, hanno non solo ammesso di tradurre, ma ammesso di non aver fatto neanche tanta difficoltà. E cioè, secondo me si tende un po', soprattutto in Inghilterra, tra l'altro, gli inglesi sono molto orgogliosi del proprio senso dell'umorismo e tendono un po' a esagerare la differenza tra sé e gli altri da questo punto di vista. Sì. Si tende un po' a sopravvalutare il livello di localismo, di regionalità dell'umorismo, secondo me. Un po' perché si tende a sopravvalutare il gioco di parole, che effettivamente è intraducibile, però il gioco di parole è solo una piccola parte della comicità. E i riferimenti, certo, i riferimenti a volte vanno adattati, però una volta che tu li adatti funzionano, quindi non sono un ostacolo la traducibilità. Un esempio molto interessante è quello di Daniele Luttazzi, che appunto ha rubato ore e ore di materiale. Oddio, sì. Al di là del lato morale e di poca serietà professionale, il suo caso è stato interessantissimo, perché lui ha creato un'intera carriera di successo sulla traduzione di materiale americano, inglese soprattutto, e quindi ha dimostrato che si può fare. Una volta adattato un riferimento che all'origine era Kennedy, sì, all'assassinio Kennedy, l'ha trasformato in una subalpreda. Era una battuta, credo, di Bill Hicks. La battuta era: sono andato al museo dell'omicidio Kennedy a Dallas, e c'è una ricostruzione della sala da cui hanno sparato. La ricostruzione era perfetta perché Oswald non c'era, e lì la battuta era ovviamente complottistica, no? Perché Hicks riteneva che Oswald fosse così un capro espiatorio, che dietro ci fosse qualcos'altro. E Luttazzi rubò la battuta, trasformandola, se non sbaglio, su una battuta su Valpreda, tipo: sono andato al museo della strage di Piazza Fontana, la ricostruzione era perfetta perché Valpreda non c'era. E parte che secondo me non è stato un adattamento efficacissimo, perché tutti si sa che Valpreda non c'entrava niente. Io avrei fatto un adattamento del tipo: sono andato al museo dell'assassino dell'attentato al Papa, era perfetto perché Aliyachka non c'era, cioè qualcuno che viene ritenuto responsabile dalla versione ufficiale, quindi in quel caso la battuta funziona perché ribalta le attese. Però al di là del fatto che secondo me l'adattamento di Luttazzi funzionasse poco dal punto di vista comico, è molto interessante il fatto che lui abbia preso ore e ore di materiale, abbia fatto degli adattamenti anche pesanti, per il fatto che non doveva rispettare l'autore, perché in teoria l'autore non c'era, in teoria era materiale suo, anche se ovviamente non lo era. E da questo punto di vista, secondo me, ha dimostrato che la comicità funziona. La comicità è un altro caso. Io sono stato parte del gruppo Comedy Subs, ed è un gruppo di fan subs, di gente. Sì, adesso parliamo anche di quello, che è una richiesta speciale da parte. Vai, allora passare, dai, anche no. Perché io se non mi interrompi, io vado avanti. Ok. No, Luttazzi, per chiudere su Luttazzi, lo sai che io l'ho beccato in anticipo, prima che scoppiasse lo scandalo? Perché per colpa o merito di Dylan Dog, io mi sono interessato, diciamo, in età prematura a Groucho Marx. E quindi, prima ho scoperto che le battute scritte su Dylan Dog erano battute prese in prestito un po' in giro. Poi mi sono comprato i veri libri di Groucho Marx e ho letto un sacco a riguardo. Quando credo mio fratello stava leggendo un libro su Luttazzi, perché era il suo, probabilmente uno dei suoi preferiti all'epoca, ti parla degli anni quando faceva ancora tabloid su Mediaset, non so se ti ricordi quello sketch che faceva su... Sì, sì.
Luttazzi, sai cos'era? Quell'intervista con Travaglio, Satiricon, tutta sta roba qua. Stava scoppiando il fenomeno Luttazzi in quel momento, no? E stavo leggendo sto libro e c'era una domanda, un'intervista dove lui diceva, l'intervistatore diceva, ma lei crede nella vita dopo la morte? E lui rispondeva, no, però credo nella morte prima della vita. Soprattutto durante questa intervista. Ed era ovviamente una frase che io avevo già letto in inglese di Groucho Marx e fa: scusa, ma questa l'ha copiata, copia incollata proprio da Groucho Marx, è possibile? Poi dopo 2 anni è uscito fuori lo scandalo e ha detto: cazzo, Lo bingo. sai che Comedy Subs è stato strumentale perché praticamente quello che è successo è che Roberto Ragone di Comedy Subs e poi altri che lo hanno raggiunto nel progetto hanno iniziato a tradurre materiale di... Anzi, aggiungo un'altra cosa, che Roberto mi ha raccontato che lui stava guardando un documentario. Non mi ricordo, questo era un documentario complottista in cui praticamente c'era un pezzo di George Carlin, il pezzo in cui lui praticamente paragona Dio ai personaggi della favola, Ah, una cosa sì. simile. E Roberto ha detto: ma questo è un pezzo di Luttazzi, cioè l'aveva riconosciuto. E anzi, e da lì è andato a vedersi Carling, e da lì ha iniziato a tradurre Carling e Hicks. A quel punto, una volta che la gente, che altra gente, ha iniziato a vedere Carling e Hicks con i sottotitoli, ha riconosciuto altri brani che erano di Luttazzi, tra virgolette. Per cui non mi ricordo chi ha fatto questo documentario intitolato Il meglio non è di Daniele Luttazzi, in cui non faceva altro che alternare brani di Carling X, Vari di Isard, autori. eccetera, cui, sì, con i sottotitoli Comedy Subs da un lato e brani di Luttazzi dall'altro, e lì Oddio. chiaramente la cosa è risultata. Tra l'altro c'è un blog da qualche parte, no, c'è il blog di Luttazzi, non so bene chi lo scriva, se lo scriva lui o lo scriva qualche, in cui Ghostwriter. vengono elencati i nemici di Daniele Luttazzi, e io ho l'onore, assieme agli altri Comedy Subs, di apparire su quel blog come nemico di Daniele Luttazzi, che Super. mi fa ridere. No, ma tra Il poveretto l'altro. non aveva anticipato internet, è quello che l'ha fregato, Sì, si perché trovava prima di proprio poco internet. prima. Sì, infatti. Allora, Dicevi, scusa. sì, no, piccola storia. Io, per via del mio collega nella mia band che è americano, ho imparato poi a parlare in inglese. Non certo per la scuola, per il livello di insegnamenti che fanno in Italia l'inglese, perché non sapevo un cazzo di niente fino a 7-8 anni fa. Poi parlando, ovviamente, sai, fra madrelingua, poi cominci a capire e cominci a parlare per bene. Però se aspettavo la scuola, insomma, sarei rimasto là per tutta la vita. E niente, io comunque cercavo di imparare la lingua. A volte mi chiedono come fai, penso che lo fanno anche con te, come fai a imparare? Ho detto, ma niente, parlavo con i madrelingua e vedevo televisione. No, in inglese, in madrelingua. Io vedevo all'epoca la CBS, l'ABC, c'era un sito che faceva vedere tutte queste cose gratis e me le vedevo. A un certo punto comincio a vedere ai vari talk show tipo Letterman, Conan, e su Conan esce un tizio che adesso non nomino. Era il 2010-2011. E questo fece una battuta proprio che gli venne proprio dal cuore, che io proprio disse: ma questo qua, questo voglio vedermi altra roba, perché disse: senti, ma dove devi fare il prossimo spettacolo? E lui disse: a Salt Lake City. E tutto il pubblico faceva l'applauso, sai che gli americani ogni volta che nomini una città fanno un applauso, no? Super patrioti, no? E lui ha detto: no, 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 smetti di applaudire, quel posto è una merda. Li ha stroncati proprio sul nascere. Ha detto: no, non andate al Salt Lake City, è una merda. E ho detto: no, questo mi devo vedere altri spettacoli. E comincio a vedermi gli altri spettacoli. E ti giuro, ho cominciato a piangere dalle risate. Sto tizio qua, penso che tu lo conosci benissimo, era Louis C.K. Ah, Proprio nel fiorire dei. poveretto, Proprio nel la buona fiorire. anima. Non andiamo adesso su quel discorso, ma forse poi ci torniamo. Allora, è lui sì che proprio all'inizio proprio del suo sbocciare nel 2011-2010, i suoi primi spettacoli, no?
E io l'ho visto, mi sono già scaricato tutta la roba sua e sono morto. E in quel momento a me è ritornata l'idea che esiste ancora stand-up comedian, no? Perché in Italia l'avevo persa nel 1994, cioè senza andare nella politica. L'ultimo spettacolo di stand-up che ho visto è stato Beppe Grillo in Rai nel 1994, che poi fu cacciato dalla televisione nazionale. E quando ho visto qualche anno fa le traduzioni di Louis C.K. in italiano, i sottotitoli, e ho Su detto Comedy Subs. io, credo di sì, credo di sì. C'erano alcuni che erano super azzeccatissimi, altri un po' meno azzeccatissimi. Ieri, no, ieri, l'altro giorno, mentre investigavo su di te, insomma, ho scoperto che tu hai fatto parecchi sottotitoli su Louis C.K., è vero? O almeno eri No, Louis C.K. supervisore, No. perché c'è Sì, scritto Giacinto Palmieri, revisione. se me lo dici tu, allora sì, sono un pessimo biografo di me stesso, ma mi fido di te. Sì, ho fatto diverse supervisioni più che altro, perché sono pigro, mi piace tenermi solo i casi più interessanti, quindi praticamente la gente si faceva tutto il lavoro, si smazzava il lavoro e poi mi mandavano le cose o per controllarlo oppure per era un po' adesso. Non voglio darmi troppo aria, ma ero un po' specializzato nei casi impossibili, nel senso che mi piacevano i casi proprio così, che richiedevano un forte lavoro di adattamento, Quindi cose George simili. Carlin Quindi, sicuramente. sì, il problema è che quando io sono arrivato un po' tardi a Comedy Subs, George Carlin l'avevano sottolineato quasi tutto, e io ho portato un po' gli inglesi e gli irlandesi, ho portato Dylan Moran come suggerimenti miei, e poi ho lavorato soprattutto sul lavoro di revisione. Non mi ricordo il caso di Louis C.K., ma niente, se me lo dici, sì, è probabilmente vero. No, no, sì, mi ricordo di aver letto il tuo nome perché stavo vedendo un po' di tuoi Bene. spettacoli, un po' di roba che facevi e poi mi sono imbattuto in questo, insomma. Ne sai più di me, su me stesso. Ma la domanda poi di tutta questa storia di Louis C.K. Giunge sfocia probabilmente in un territorio poi italiano. La domanda proprio nasce spontanea. Che fine ha fatto la comicità italiana? Penso che. Italiana? Sì, Ma dove è finita? allora, io sono in Inghilterra, abito in Inghilterra, quindi magari non ho una visibilità, non ho, però l'impressione che ho è che ci sia una scena emergente di stand-up comedy molto interessante. Il problema è che, allora, i nuovi comici, gli stand-up comedians italiani si sono formati in parte con i sottotitoli Comedy Sub, comunque, e si sono formati appunto su Bill Hicks e George Carlin. Quindi hanno definito la stand-up comedy, il concetto di stand-up comedy a partire da quello e anche dall'altro lato a partire da quello che mancava in Italia. Cioè in Italia la comicità era soprattutto personaggio e sketch, c'era poca satira politica, c'era poco aspetto confessional personale e quindi hanno detto ok, dobbiamo sviluppare qualcosa di diverso, lo chiamiamo stand-up comedy e sarà basato su quello, per cui alla fine, cioè io ho sentito gente che dice che nel mondo angloamericano non si fa gioco di parole, il che è assolutamente falso. Non solo c'è un comedy club a Roma che proibisce il gioco di parole nel suo statuto, cioè, perché? Perché siccome in Italia c'era gente che faceva gioco di parole a livello molto basso, avevano bisogno di una reazione, quindi avevano bisogno. Il problema in Italia è che diventa tutto uno schierarsi alla fine, per cui adesso ci sono i sostenitori a stand-up comedy che si schierano, combattono contro quelli di Zelig, della Zelig. comicità, diciamo, tradizionale, bla bla bla. Quando alla fine, più o meno, nella comicità c'è spazio per tutto, cioè il gioco di parole non è detto che sia stupido, cioè il gioco di parole intelligente è una delizia, l'assurdo, c'è molto assurdo nella comicità. Ecco, l'assurdo per esempio è una cosa che in Italia fa
fa un po' di fatica ad essere accettato. Proprio anche se vabbè, Monty Python sono noti e popolari, però ecco quel tipo di comicità, la comicità intelligente ma stupida, cioè quel tipo di modo intelligente di essere stupidi è una cosa che è molto forte nel mondo anglosassone e che fa un po' di fatica ad accettarsi in Italia. In Italia devi dimostrare o se vuoi fare qualità devi dimostrare di essere tra virgolette impegnato, altrimenti vieni catalogato nel mondo della comicità più facile. La ricerca di una comicità intelligente, sofisticata, ma formalmente che fosse sofisticata, indipendentemente dai contenuti, secondo me è una cosa che in Italia fa fatica ad essere accettata. Sì, tra l'altro è una cosa, io infatti dicevo dove è finita, perché credevo comunque che nel passato ci fosse ancora, cioè non penso che i comici degli anni 80, anni 90, penso a Verdone, Grillo, tutti gli altri che c'erano all'epoca, certo. Montesano, eccetera, eccetera, non penso che loro andavano a chiedere, cioè prima non esisteva Comedy Subs, non esistevano i DVD di Carlin in Italia, voglio dire. Quindi, certo. A meno che tu non avevi un inglese fluente, non potevi mai capire la retorica di George Carlin, tutto il suo ritmo, le rime, controrime, e tu sai meglio di me, insomma. Quindi non penso che erano proprio così inesperti nel creare, diciamo, una battuta, no? Anche se avevano una consapevolezza delle persone attorno a loro, perché come te facevano un'esperienza anche nei club la notte, voglio dire. No, ma infatti, ma guarda, quelli bravi ci sono e ci sono sempre stati, secondo me ci sono ancora. Il problema è che non sono in televisione, quindi cioè io sono un grande sostenitore della scena live, cioè secondo me la televisione può essere solo un'aggiunta alla scena dal vivo, ma proprio per il motivo di cui parlavo prima, che la comicità è una conversazione, un dialogo, la comicità funziona davvero solo dal vivo. E quindi il problema dell'Italia è che si dà, secondo me, troppa importanza alla televisione. Quindi se qualcuno non è in televisione non esiste. E anche la valutazione che si dà della scena comica si basa su quello che si vede in televisione. Quando probabilmente se uno spegnesse la televisione un po' più spesso, io tra l'altro non ce l'ho a Londra, quello è un altro discorso, un sacco di miei amici a Londra non ce l'hanno. Se uno spegnesse la televisione un po' più spesso e andasse nei bar, nei ristoranti, nelle balere, nei posti più infami, a vedere che cosa succede lì, credo e spero che la percezione sarebbe molto più positiva, perché la televisione appiattisce. Una volta che vai in televisione devi fare dei compromessi e quindi niente, e poi veramente non c'è il piacere di qualcosa che sta succedendo lì, non succederà mai più nello stesso modo, perché quella situazione con quelle luci, quel pubblico, quella temperatura, quelle idee nella testa della gente riguardo alle notizie che sono successe 2 ore prima, di cui tutti ne parlano, ecco, quel contesto non si ripeterà mai più. E secondo me il bello della scena dal vivo è questa irrepetibilità, e sono un grande sostenitore della scena dal vivo. Se vivessi in Italia cercherei di andare a vedere molti più spettacoli dal vivo, e credo, spero che le cose di qualità ci siano. Sì, no, infatti io ho lasciato Zelig ai tempi di quando era diventato, ma penso una decina di anni fa, quando poi io ho veramente, poi come dicevi anche tu prima, anche io non fruisco più dalla televisione, perché diventava veramente una cosa assurda da digerire, e ho lasciato a quei tempi Zelig, perché ogni comico aveva il suo tormentone, il suo catchphrase, certo, che doveva dire sempre Franco, oh Franco, e tutte le persone ridevano, battute stupende proprio. No, ma tra l'altro il tormentone funziona solo in televisione, non può funzionare nel comedy club, in cui tra l'altro molti comedy club a Londra hanno la policy, la politica che non puoi esibirti nello stesso club per 6 mesi, proprio perché amano la varietà, amano offrire varietà al pubblico. Certo. È chiaro che se tu ti presenti ogni 6 mesi di fronte allo stesso pubblico, e poi in realtà non è lo stesso pubblico, non puoi usare il tormentone. Quindi il tormentone è un'invenzione della televisione, è un prodotto da serra, è una cosa che
Ecco, il tormentone è un esempio di come la televisione possa deformare l'esperienza comicità, sostituendo a quella irripetibilità, irriproducibilità e ripetibilità di cui parlavo prima, l'esatto opposto, cioè la ripetizione all'infinito, che è veramente la morte, secondo me, della comicità. Sì, e quindi andate, uscite di casa, andate a vedere la comicità dal vivo. Ma in scala da 1 a 10 sono d'accordissimo con te sul fatto che in Italia la televisione è davvero Dio, fino ad oggi, credo, anche se adesso sta cominciando a affievolirsi. Ma da 1 a 10 quanto pensi sia la differenza fra Italia e Inghilterra, diciamo, come importanza la televisione, come è percepita secondo te in Italia da 1 a 10 e in Inghilterra da 1 a 10 come valore attendibile, diciamo? Allora, riguardo alla comicità, la differenza è enorme, nel senso che anche gli spettacoli qual è lo spettacolo dal vivo più di successo in Inghilterra? Live at the Apollo, ti dice il titolo stesso, non è nient'altro che un riprendere quello che succede dal vivo al teatro L'Apollo di Hammersmith. Quindi è sì uno spettacolo televisivo, però non è nient'altro che la ripresa di uno spettacolo dal vivo. Al contrario, ho parlato con comici italiani che lavorano in Italia, che lavorano in televisione, e mi hanno detto che è praticamente il contrario, cioè quando registri lo spettacolo in televisione in Italia, aspetta che sento delle voci dalle scale, spero che non stiano disturbando troppo. Comunque, quando fai lo spettacolo in Italia, è tutto, ti dicono, hai il pubblico lontano, ti dicono di guardare la telecamera, cioè è tutto finalizzato al pubblico da casa. Quindi in Inghilterra anche lo spettacolo televisivo è uno spettacolo che avviene dal vivo e poi, come la partita, viene ripresa e trasmessa. In Italia lo spettacolo televisivo è uno spettacolo che avviene per la televisione, e questa secondo me è una differenza enorme. Quindi per quel che riguarda la comicità, appunto, c'è una differenza enorme. Quindi tu stai dicendo che praticamente se ci sono 200 persone nello studio, il comico ovviamente non caga di striscio le persone, ma sta sempre a guardare, cioè praticamente la telecamera è il suo unico spettatore. Beh, dipende, perché se lo fai in uno studio televisivo e non in un teatro, perché l'Eva di Apollo non è registrato in uno studio televisivo, è registrato in un teatro. Certo. Ma se lo fai in uno studio televisivo in cui il pubblico è lontano, in cui ti dicono esplicitamente di guardare la telecamera, non il pubblico, e devi guardare, tra l'altro con la telecamera, con tre o quattro telecamere che si accendono, e tu devi guardarti in giro per vedere quale si accende, è chiaro che il contatto col pubblico là lo perdi completamente. Cioè, invece se fai Live di Apollo, in cui sei in un teatro, hai 3.000 spettatori, quindi, cioè, voglio dire, il gioco vale la candela, non è, certo. Anche il comico, quello che vede davanti sono i suoi 3.000 spettatori, si deve sforzare a pensare che ci siano milioni a casa, ma quello che ti fa cagare sotto è far ridere quei 3.000 spettatori, e se non li fai ridere non ci sono le risate finte. Se non li fai ridere, anche i milioni a casa non ridono, perché non vedono ridere nessuno, cioè non capiscono che stai morendo. Quindi diventa un'esperienza completamente diversa, diventa sì un'esperienza televisiva, ma incentrata sull'esperienza dal vivo. E secondo me anche per l'Italia cioè il suggerimento potrebbe essere quello, per uscire dalla tirannia della televisione. Va bene la televisione, ma come testimone di qualcosa che accade altrove. L'altrove, secondo me, è l'esperienza dal vivo, la relazione tra il comico e il pubblico presente in sala. E io insisto, secondo te, sai come la solita frase tutta italiana, hai sentito, l'hanno detto alla televisione. A che livello, a che livello è questa storia in Inghilterra il discorso è che c'è una forte stratificazione di classe, per cui a volte trovi la frase è seen on TV, così come si è visto in televisione, sì. Che è una frase che anche a me è praticamente l'equivalente, mi fa rivoltare le budella, perché appunto sembra dire che se qualcosa succede appare in televisione, cioè acquista quest'aura. È legge. Ma è un discorso che vale per le classi
socioculturali basse, mentre la middle class e probabilmente anche un discorso generazionale, vale più magari per persone di una certa età. I giovani la televisione la seguono poco e gli danno poca importanza, e in ambiti, diciamo, socioculturali un po' più alti vale lo stesso. Però ecco, poi Coronation Street, EastEnders, è chiaro che hanno, sono delle soap opera che durano da una vita e che hanno un grosso seguito, però è un seguito molto popolare. Quindi c'è un po' il discorso della stratificazione di classe, che è molto forte in Gran Bretagna, e quindi molte differenze, molti fenomeni vanno letti tramite quella stratificazione. La televisione fa parte di quelli, insomma. Chiaro. No, e sicuramente poi una cosa, tornando alla scrittura poi delle battute, cioè facendo ovviamente quello spettacolo là dove tu fai praticamente la ripresa di uno spettacolo dal vivo, a quel punto tu da casa sei come un partecipante in mezzo a quel pubblico che c'era là, perché alla fine ti basi solo al contenuto di quello che dice, diciamo, il comico. Sì, ti osservi la relazione e lo scambio tra il comico e il pubblico. Il pubblico è il pubblico presente, il pubblico diventa parte di quello scambio, e come lo è sempre nella. Quindi è un po' come guardare una partita di calcio, la guardi da casa, però è chiaro che il calciatore non sta pensando al pubblico televisivo, sta pensando agli avversari, sta pensando magari al pubblico che lo fischia o lo applaude lì nello stadio. Ecco, diventa un po' quello. Diventa un guardare nel buco della serratura di qualcosa che però si basa su un vero scambio tra persone vere in un luogo vero e basato su quello che succede in quel momento. Cosa ne pensi di Giorgio Montanini? Dovremmo averlo anche su Chiacchiera Radio un giorno di questi. Allora, avevo visto il suo spettacolo Noribu, qualcosa di questo tipo, Niribu, sì, una cosa del genere. E mi era piaciuto. Ultimamente non lo seguo molto. Mi vengono un po' delle voci sulle polemiche locali, da cui sto cercando in tutti i modi di restare fuori, usando la manica come tra me e queste polemiche. Non lo so, mi lascia perplesso il fatto che in Italia sia tutto noi e loro. Sia tutto definire manifesti, non so, dichiarare eretici, non dico bruciare eretici, ma quasi. Quasi. Ecco, alcune delle cose che mi stanno arrivando vanno un po' in questa direzione, ma che non vuol dire che non sia un comico valido. Ecco, anzi, mi ricordo appunto di aver visto quello spettacolo e mi ricordo che mi era piaciuto. Sì, anche a me. Io ho visto lo stessissimo spettacolo, appunto dal nome strano, me lo ricordavo anch'io. E non pensavo che ancora ci fosse. Io ho scoperto tramite lui che quel movimento che tu mi stai raccontando adesso dello stand-up in Italia ci sta provando. Io non sapevo neanche dell'esistenza di stand-up in Italia, anche perché, sai come, se non lo dicono alla Rai e Mediaset che la parola stand-up esiste, stand-up comedian, allora non fa il giro dell'Italia, capito? Quindi dicevo, ma come? In Italia ci sono gente. Ah, ecco, Sì, vai, scusa, vai. ti ho No, interrotto. no, vai, vai. Mi è venuto in mente un secondo fattore che secondo me è fondamentale, che non viene quasi mai sottolineato, ma secondo me è di grande importanza, di perché in Gran Bretagna, per esempio, la stand-up comedy è così popolare. Il pub è, secondo me, il luogo, cioè la capillarità dei pub sono veramente dappertutto. Hanno tutti una saletta o al piano di sopra o al piano di sotto, che affittano a volte gratis. Per fare degli spettacoli. C'è una facilità di proprio logistica di fare stand-up comedy in Italia che secondo me è uno degli elementi che fa la differenza. E l'altro elemento, c'è un certo gusto per la parola che probabilmente in Italia manca. Io ricordo di aver partecipato a questo spettacolo in cui avevano deciso di fare una gara di Limerick, sai, quelle poesiole Ah. scherzose.
E avevano fatto una gara di Limerick, ma non solo tra i partecipanti, tra i comici, tra il pubblico. E io ho visto un sacco di gente nel pubblico scrivere, avevano, non so, 15 minuti, non mi ricordo quanto, scrivere un Limerick sull'argomento dato, ed erano anche cose carine. Allora io mi chiedo, pensa in Italia a fare uno spettacolo dal vivo con una gara di sonetto comico. La cosa non mi sembra molto fattibile. Quindi ecco un'altra grossa differenza: c'è un culto, un gusto della parola, di giocare con le parole, sì, che probabilmente in Italia manca, perché vabbè, l'Italia è stata linguisticamente divisa per tanto tempo e linguisticamente unita solo da poco, e quindi così è una cultura un po' più dell'immagine, questo gusto della parola c'è un po' meno, per cui si nuota un po' controcorrente da questo punto di vista. Ma sai che per me certe volte è molto più facile, per esempio, riuscire a creare qualcosa di comico in dialetto più che farlo certo, in italiano. Perché, io sono un grande fan di Caparezza, secondo me è geniale quello che fa, è il modo che ha di giocare con le parole, secondo me è notevole, a proposito di Puglia. Certo, è una domanda, proprio una consulenza comica devo farti. Praticamente abbiamo creato tempo fa, oltre ai doppiaggi che abbiamo fatto di Matrix e di altre cose che non voi sapete, ho fatto vedere l'altra volta il... l'ho visto, carino, molto carino, sì. Mi piace Bernie Sanders che si ostina... Molto carino. E abbiamo fatto anche una serie radiofonica, che appunto senza immagini, ci sono delle immagini, ma proprio, diciamo, delle scritte, che ti fa praticamente... immaginare su da quale tavolo è presa la conversazione. Questo è un posto, si chiama il Faggia Noir, è ambientato in musica noir, fra i fumi della notte, eccetera eccetera, ma tutti parlano grettamente in dialetto e si occupano di problemi veramente inesistenti su questo pianeta, però ogni tanto ci salta fuori la satira, eccetera eccetera, e io scrivo praticamente la maggior parte delle puntate e lo faccio così, non mi paga nessuno, lo faccio solamente perché mi piace farlo. Allora, arriva a un certo punto che il personaggio, proprio come dire, il protagonista, chiamato Pascale, comincia a rompere le scatole sulla religione a tutti quanti. E allora, in una maniera quasi alla Socrate, va dal tipico credente e gli dice: scusa, ma tu che credi nel paradiso, no? Allora, dimmi come funziona il paradiso. E l'altro dice: ma ci sono le anime che girano. Sì, ma quante... c'è il paradiso, è nella Terra o è un altro pianeta a parte? E l'altro credente gli dice: no, non è un pianeta a parte, è proprio prima che vai a finire dentro lo spazio, no? È proprio fra le nuvole, proprio a un centimetro dallo spazio, lì è il paradiso. Ah, ok. E poi questo qua gli fa tantissime domande che alla fine il credente comincia a dire delle cose così fuori dal mondo, si rende conto lui stesso che sta dicendo delle boiate tremende, finché poi gli fa la stessa cosa nell'inferno. E dice: scusa, se questo demone sta nell'inferno che ti deve trombare dalla mattina alla sera in mezzo alle fiamme, ma ci sarà un minuto che questo demone si prende una pausa? E poi, una volta che ti ha rotto il culo, voglio dire, è possibile che non ti fa più male perché ti sei abituato, no? Fa tutte queste domande così. Ora è saltato che ieri mi ha chiamato un amico, mi ha detto: guarda, non avete fatto però il purgatorio. E io ho detto: mo chiedo a te, ti viene qualcosa in testa che si potrebbe... cosa c'è da ridere, certo, riguardo il purgatorio? C'è da ridere che non esiste, che non si... cos'era? C'era la Chiesa Cattolica, non mi ricordo chi, o forse il Papa, che poi ha cambiato idea, aveva detto che non esisteva più. E poi a un certo punto si sono mangiati l'idea, a quanto pare esiste. Allora, quando hanno detto che il purgatorio non esiste, ho pensato: cosa succede alle anime? Hanno un upgrade e vanno in paradiso, o hanno un downgrade? E così, l'idea di questa cosa che può esistere o non esistere a seconda delle dichiarazioni e probabilmente a seconda degli equilibri politici in Vaticano, secondo me ha un potenziale comico straordinario. Se fossi costretto a scrivere 10 minuti sul purgatorio, probabilmente punterei su questo, su questo paradosso. Sì. Interessante. No, perché il tag l'ha fatto il barista del posto, dove questo Pascale va a prendersi, pensa un po', 1,20 € di birra, perché lui la birra la ordina praticamente come se fosse la benzina, praticamente. Dice 1,20 € di birra. Come si faceva la miscela una volta per il motorino. Sì. E il barista chiede al barista: ma tu credi al paradiso?
E il barista gli risponde dicendo: no, no, io sono ateo, credo solamente al purgatorio. Quindi, cioè, già è un ateo, comunque non crede, però lui dice: sono ateo, credo al purgatorio. Il paradosso è sempre una grande fonte di comicità, ci si può giocare moltissimo. E a me Sì, come prima è un fonte di argomento. comicità mi veniva che al purgatorio non succede un cazzo di niente, quindi non. Tra l'altro, io, ecco, secondo me, forse questo mi viene dal vivere in Inghilterra, dove ovviamente sono ossessionati con le code. Per me il purgatorio non è nient'altro che una lunghissima coda all'ingresso del paradiso. È lì, è solo una coda, è l'attesa, la noia dell'attesa. Ecco, forse è un'altra immagine con cui potrei lavorare se Lavorare. fossi costretto a scrivere materiale sull'argomento. Tra l'altro, di recente ho partecipato ad una gig, ad una serata comica organizzata dall'Università del Kent, e praticamente l'università aveva organizzato un convegno di studi sulla religione sul tema della bestemmia, e avevano deciso non solo di organizzare una discussione durante il convegno su comicità e bestemmia, ma alla fine del convegno hanno organizzato una serata di comicità blasfema, e sono stato invitato a partecipare a quella serata. È stata molto divertente. Ho giocato sul fatto che praticamente uno non ha, quando parla in una seconda lingua, non si rende veramente conto di che cosa è tabù riguardo a quella lingua, mentre i tabù che ci hanno Incredibile. inculcato sin da bambini restano lì, sono forti. E allora ho giocato sul fatto di non riuscire a dire due frasi, che non due parole che non ripeto qua, anche perché davvero non riesco a dirle. E niente, so, praticamente ho scritto queste due parole su un pezzo di carta, ho chiesto del pubblico nativo di lingua inglese di ripeterle, ho giocato sul fatto che a loro non mi poteva fregare di meno, chiaramente. Certo. E poi ho detto, ecco, vi invidio questa libertà, d'altro lato mi sento completamente libero di dire Kant, 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 e ho ripetuto la parola Kant, che per loro è assolutamente tabù. Conosco. Decine di volte nel modo più giocoso, infantile possibile, giocando appunto sul fatto che chiaramente quando parli una seconda lingua, ecco, non senti molto questa cosa del tabù. Quindi pensa un po', ecco, questa è una cosa che mi sarebbe difficile vedere succedere in Italia: un convegno religioso che organizza la sera, alla fine del un convegno sulla religione, che organizza una serata esplicitamente di stand-up comedy Blasfeme. blasfema. Manca quella Molto leggerezza interessante. per il quale gli italiani sono famosi nel mondo, che è un contro. Cioè, uno dei tre comici, purtroppo non ho potuto vederlo perché dovevo prendere il treno per tornare a casa, era un prete, un pastore protestante, tra l'altro. Wow. No, dicevo, manca proprio all'Italia adesso, manca quella leggerezza che assurdamente per il quale leggerezza per il quale siamo famosi all'estero. Io dico: no, ma gli italiani No, sono tutti così. ma sai che cosa? L'italiano è un popolo serioso alla fine. Ecco, una grossa differenza che c'è tra la Gran Bretagna e l'Italia sono gli ambiti in cui ci si aspetta, in cui è lecito e ci si aspetta che si usi l'umorismo. Per esempio, non so, il matrimonio. Durante un matrimonio tu devi fare in Inghilterra il discorso del testimone. Il discorso del testimone ci si aspetta che faccia ridere. Ed è difficilissimo perché devi prendere in giro lo sposo, eccetera, ma non troppo, perché comunque è un matrimonio. Se tu prendi un matrimonio in Italia, ecco, forse tranne qualche ortaggio di forma fallica attaccato alla macchina, però per il resto i matrimoni in Italia sono di una seriosità mostruosa. Cioè, l'italiano è un popolo che si prende molto sul serio, Sì. perché appunto vive le passioni, ma non è un popolo ironico, è un popolo tragico in un certo senso. È un popolo che le cose le prende sul serio. E quindi, ecco, si fa un po' non so, le lezioni universitarie. Io ho fatto un po' di insegnamento in Inghilterra e ci si aspetta che tu faccia ridere. I dibattiti parlamentari diventano spesso uno scambio di battute tra la maggioranza e l'opposizione. Ecco, quindi c'è questa pervasività dell'umorismo nella società che effettivamente fa un po' la differenza, mentre in Italia molte di queste situazioni, la lezione universitaria adesso forse sta un po' cambiando, la politica c'è molto umorismo involontario, ma a parte la buonanima di Andreotti c'è molto poco umorismo intenzionale. E niente, bene.
Grillo chiaramente è l'esempio più classico. Da quando ha iniziato a fare politica ha perso completamente il senso dell'umorismo, sì, perché sì. Il senso dell'umorismo comunque richiede che ti prendi un po' in giro, richiede, e se ti prendi troppo sul serio politicamente non puoi prenderti in giro al tempo stesso. Sì, ho notato anch'io il calo di comicità, l'ho notato sicuramente. Anche l'ultimo spettacolo su Netflix non era un granché. Io ammiro molto, in Gran Bretagna un comico si chiama Mark Thomas, è sia comico che, cioè lui è un Beppe Grillo inglese, nel senso che fa proprio campagne politiche, sì. Contro il commercio delle armi, per esempio. E io una volta, dopo uno spettacolo, gli ho detto, ma tu come fai a far ridere così tanto da un lato e ad essere così politicamente impegnato dall'altro? E lui mi ha detto, il segreto è prendere sul serio la campagna, l'obiettivo, ma non prendere mai sul serio te che persegui l'obiettivo, te che fai campagna. Ecco, questo prendere sul serio la cosa, ma non prendere sul serio te, il tuo atteggiamento verso la cosa, secondo me, è quello che per esempio ha completamente perso Beppe Grillo nel suo passaggio dalla comicità alla politica. Sì. Ma è possibile, quindi appunto mantenendo questi due canali, queste due modalità, è possibile fare politica seria, avere degli ideali e perseguire degli ideali e far ridere al tempo stesso. Infatti mi sono curioso se adesso si disintossica dalla parte politica, forse ritornerà, diciamo, a far ridere di nuovo. Vediamo. Sono curioso. Ma ritornando a Kant, visto che non siamo su un il po' il filosofo tedesco. Sì, proprio lui. Tra l'altro uno dei il primo programma che è stato proprio cancellato, perché tu dicevi che è molto importante, come fa molto effetto sugli inglesi, ma penso anche agli americani, una di quelle famose sette parole di George Carlin che sono impossibili da dire in TV, certo. E mi sa che anche un programma di Louis C.K., come cazzo, mi sa si chiamava Lucky Louie, che faceva su HBO, sì. In America, fu cancellato proprio dall'istituzione chiesa, perché in una puntata, questa era una sitcom come quelle là che si vedono tutti i giorni, sì, sì. E disse, secondo te cos'è Dio? E lui rispose dicendo I believe God is a gigantic cunt. Ecco, quella è fortina, effettivamente è un po' forte, e l'hanno cancellato subito perché vabbè, per dirlo a quelli che non masticano l'inglese, praticamente significa che aiutami tu, potrebbe essere Dio è una figa gigantesca, non lo so. Che in realtà non funziona in italiano, perché il termine non è così figa non è così forte. Non è così forte, infatti. Per ottenere lo stesso effetto funzionale devi bestemmiare, è l'unica cosa interessante. O forse come fregna. Sì, ma è interessante come il tabù in Italia sia associato alla religione, nella cultura anglosassone sia più associato al sesso e sia associato anche all'imbarazzo, a fare delle figure. Se tu pensi a Mr. Bean, è tutto basato sull'imbarazzo, non rispettare determinate convenzioni sociali di cui invece l'italiano un po' fregar di meno. Ecco, quindi in genere, se tu prendi il valore nella società, il tabù è la negazione di quel valore, quindi appunto in Inghilterra c'è molta comicità basata sulla la scortesia magari involontaria, sì. Ecco, che effettivamente fa un po' fatica ad essere apprezzata. Ma di tanto in tanto mi trovo a casa di qualcuno, di qualche amico, e la TV è accesa, e un po' sbircio per vedere come sta andando la situazione in TV. E a volte vedo che nelle sitcom serali tipiche della Rai o che ne so, Mediaset eccetera eccetera, cominciano a volare cazzi, puttana, zoccola. Certe volte dico, adesso dicono anche queste cose in TV. Però cioè, si permettono di dire queste cose che sono, secondo loro, penso dei modi di parlare giovanili, quindi per attrarre un po' di più, diciamo, il pubblico più giovane. Cioè, in realtà è puramente convenzionale, puramente, cioè secondo me non c'è nessuna violazione del tabù, è semplicemente giocano in base alle regole di quella situazione, che è quella di insultarsi. La vera provocazione è quando violi le regole della situazione in cui ti trovi, quindi violi o violi? Non lo so,
Chiedo a chi abita in Italia, che è probabilmente più abituato alle sottigliezze della lingua italiana. Non lo so, tutte e due secondo me vanno bene. Infatti tu prima hai detto gig, io non sono mai riuscito a trovare un corrispettivo in italiano di gig. Ingaggio? Una serata, ecco, forse il termine serata è abbastanza generico, perché il termine gig è nato, come tu sai meglio di me, dal mondo musicale che è stato preso in prestito dal mondo della comicità. Quindi la serata può essere sia musicale che comica, quindi vabbè, perché se no, ecco, altri sinonimi funzionano solo in un ambito, nell'ambito musicale, non nell'ambito comico, o viceversa. Altri supposti sinonimi, poi i teorici dicono che la sinonimia vera non esiste, si tratta semplicemente di scegliere il termine che funziona meglio, certo, in una determinata situazione. Come si chiama? Translazione? C'è un termine preciso sul tradurre, diciamo, non letteralmente ma concettualmente? Ma in realtà poi alla fine si usa transcreazione, transcreazione, sì, ogni tanto si tirano fuori questi termini che sono abbastanza inutili, perché la traduzione è sempre stata quello, ha sempre richiesto quello, e quindi è inutile creare un termine per descriverlo. Una traduzione, punto e basta, una traduzione fatta bene è sempre un adattamento. Certo. E tu sei ancora nello staff di Comedy Subs? Comedy Subs purtroppo non esiste più, perché no, però esiste la costola di cui non sono parte, che si chiama Comedy Bay, quindi alcuni ex di Comedy Subs dopo la chiusura di Comedy Subs, anzi prima, sono usciti prima, hanno fondato Comedy Bay, che continua a fare questo lavoro, ma non ne sono parte al momento. Io ti vorrei chiedere una cosa. Vai. No, vai, ecco, finisci la. Stavi dicendo qualcosa? No, basta. Non ho capito. No, ok. Allora, in pratica volevo chiederti una cosa: che apparentemente non ha nulla a che fare con la comicità. Apparentemente, in Italia siamo sempre stati abituati, anche dalla televisione, insomma, noi italiani siamo i migliori doppiatori del mondo. Ora, fin quando non capivo una mazza santa di inglese, insomma, ero d'accordo. Quando ho cominciato a capire qualcosa di inglese, mi sa che mi sono un attimo ricreduto, perché vedere le traduzioni, interpretazioni e il senso dei discorsi che venivano fatti nei doppiaggi italiani erano veramente da ridere. Cioè, nel senso che qualcosa di... Io ti faccio solamente un piccolo esempio. Vedevo una serie TV, cioè io sono finito a vedermi sta serie TV in italiano perché mi sbellico dalle risate ogni volta che vedo una puntata, cioè non perché mi interessa veramente la serie. E a un certo punto, padre a figlia, va dalla figlia, quindi ovviamente un rapporto fra padre e figlia deve essere abbastanza, no, come dire, confidenziale. E questo qua gli dice: sei una tossica. Ora, diciamo che il discorso era questo: lei ogni tanto torna a casa, si apre il whisky e si fa qualche shottino. Questa era la storia della puntata, sì, no? E quindi il padre è andato a lei e ha detto: sei una tossica. E ho detto: ma a me è sembrato leggermente fuori veramente limiti sta cosa qua, perché non sembra che loro litigano così tanto durante la serie. Quindi da nulla il padre se ne è uscito e dice: sei una tossica. Allora mi sono andato a vedere la versione in inglese, giusto per vedere che cosa diceva nella versione in inglese. Certo. E al di là del fatto come era interpretato, in inglese diceva "You're addicted". Quindi è una cosa praticamente totalmente differente, cioè sei un certo, po'... Certo, ecco, io avrei ricostruito, da quello che mi avevi detto, avevo ricostruito junkie. Sei un junkie. Non addicted. Sì. E invece ha detto addicted, e quelle... Allora lui gli dice, poi ti faccio anche un'imitazione del verso, in inglese gli dice "You're addicted", così. In italiano invece "Sei una tossica", con, ma, con questa ma interpretazione. C'è il problema però è per spezzare una lancia nei confronti dei poveretti che devono doppiare, c'è il problema di rispettare i tempi del labiale. Sicuro. Per cui probabilmente hanno scelto
hanno fatto una scelta che era l'unica compatibile con quello. Quindi secondo me sul doppiaggio ci sono due discorsi da fare. Uno è quello del doppiaggio contro i sottotitoli. È chiaro che adesso che c'è una competenza linguistica maggiore riguardo all'inglese anche in Italia, sarebbe opportuno, ecco, avere più materiale sottotitolato. Per fortuna sta succedendo, no? Sta succedendo, è vero, grazie a Netflix, è vero, grazie al digitale. Appunto, quindi il digitale da questo punto di vista è un grande quindi sono due discorsi: uno sottotitoli contro doppiaggio, l'altro la qualità del doppiaggio. Secondo me ci sono stati anche dei casi geniali. Adesso non so, Frankenstein Junior, c'è questa battuta che in inglese era werewolf, werewolf, e hanno tradotto lupo lulà castello lulì. Secondo me è genio puro, cioè è come hanno preso un gioco di parole, sono riusciti a sostituirlo con un altro gioco di parole mantenendo lo stesso livello di stupidità, quindi no, per carità, c'è gente veramente brava e che si doppia tanto e molto spesso si ha poco tempo per farlo, e il doppiaggio ha delle forti limitazioni che devi rispettare la durata del labiale. Da questo punto di vista credo il sottotitolo, che anche ha delle limitazioni perché non puoi scrivere troppo, hai pochi secondi per battuta, bla bla bla, sì. Però ecco, forse ti dà un pochino più di libertà, oltre al fatto che dà chiaramente la possibilità allo spettatore di fare un confronto con l'originale. L'originale è ancora lì e secondo me adesso si andrà sempre più nella direzione del sottotitolo anche in Italia. Ok, a questo punto della chiacchierata poi è caduta la linea internet, ci ha lasciato e niente, Giacinto mi dice dalla chat che vi saluto a tutti, insomma ne faremo sicuramente un'altra quando tornerà da Londra, poi ne faremo sicuramente un'altra puntata, perché è stata davvero interessante e a me interessa sempre un sacco anche il livello di comicità, come nasce la comicità e soprattutto che cosa ha a che fare la comicità con altre forme di arte, insomma. E niente, questa è stata una bella puntata, abbiamo parlato per questa volta di qualcosa di più leggero e mi fa piacere, insomma. Io vi lascio e niente, pensiero di Pasquale a voi, tutto per voi. Ciao, iscrivetevi al canale, non ve lo dimenticate, perché siamo ancora troppo pochi, 500 sono un nulla, quindi iscrivetevi, mi raccomando. Vabbè, mettiamo che è vero, no? Che succede dopo che muore? Che succede? Va in cielo, no? Ci hai fatto lo bravo. Come va in cielo? Con l'ascensore? No, con l'anima. L'anima? Della morte tua. Sì, vabbè. Oh, scusa, dai, continuiamo. C'è, cos'è l'anima? Dove stai? L'anima la teniamo qua intra, no? Addo? Qua, di fianco allo cuore? Ma c'è saccio, ed è una cosa che non ci si vede. Di fianco allo cuore? Qua, a centro, mi sa. Quindi tu muori e l'anima, che nessuno può vedere, se ne va in cielo. A c'è velocità. Quando ci metti quest'anima con rive? Non lo so. Una giornata. Vabbè. E c'è forma, Teni? Forma tubolare, forma di pera, forma di cresombola? Non ci si vede, boh. Forse a forma circolare. Vabbè, dopo un giorno l'anima arriva in cielo. Esse fuori dalla terra, sta cazzo d'anima. In cielo. Sì, ma ci tu esse dalla terra, sta lo spazio, no? È tutto nero. No, allora rimane entro lo cielo. Ponta a ponta, prima che uno va entro lo spazio, capito? Ok. E una volta che arriva ponta a ponta, come dici tu, c'è facile. Se contro con Dio. Sempre lo tizio con la barba bianca e lo sonale bianco, no? Dio, no? Dio. Vabbè, Piccetto può tenere la barba e io gli chiesto la formula circolare come un guglione. Ma Piccetto è Dio, no? Guarda, Gio, non faccio una piega allo ragionamento tuo. E poi c'è facile. Guardate in faccia l'uno con l'altro. Non lo so. Tu me la dicere. C'è facile, giocate a carte? No, ma penso che ti dici come ti comportando lo paradiso. Aspetta, ti do assoluto mo' lo paradiso. Dov'è sto paradiso mo? Ma penso vicino. Vicino quanta? È dentro lo spazio sto paradiso? O è sempre in cielo? Ma forse è un altro pianeta che non ci si vede. Ah, come l'anima. Bravo. Quanto è grande sto pianeta, sto paradiso qua? Ma non penso grande. Tu ce dici? Quanta la luna?
quanto la luna. Non lo so, forse più grosso. Un poco più grosso della luna, eh? Sì, bravo. Ok. E tu dici che tutte le anime di Guid che hanno muerto da 2000 anni fino a oggi la facciano con trasa da questo pianeta e da questo paradiso? Beh, ci l'anima non ci si vede, probabilmente non ci occupa assai spazio, no? Certo. E poi, sicuramente c'è ancora l'anima di Cristo che venne un anno per il paradiso, no? Sicuro, ma forse manco l'anima. Forse i due che ancora girano con sembianze di uomo, capito? Ah, sì, sì. Vabbè, c'è fanno queste anime nel paradiso? Mangiano? No. Ci sono anime, non tiene bisogno di mangiare. Vabbè, c'è facile, giocano, ballano. Oh, lo so, forse ballano, felici. E ci non ci si vogliono vedere come facile che ballano insieme. E felici poi. Come si fa a vedere che sono felici? Non tenono manco le tinte questi. Ma forse fra anime si vedono fra di loro. Ah, cioè. Fra di loro si vedono. Fa caso che tu muori, mo. Carne. Fa caso che tu muori, mo, no? Carne. Loro, le anime, no? Si vedono. Con le vestite che porti mo? Con le vestite che ti mettono tra la tomba? O vai direttamente alla nuda? No, alla nuda penso di no. Forse con le vestite che ti mettono allo funerale. Ah. E quindi panega, quello che non ci ho tagliato la capo, vegginano senza capo nel paradiso? Questo è difficile. E forse allora vanno tutte alla nuda. Tutte alla nuda? Sì, mi sa così. E qui c'è il fisico? Di quando erano giovani o di quando erano vecchi? Penso con lo fisico che tenevano tra la tomba. Quindi lo paradiso è un pianeta chino a curmo di anime che vanno girando senza fare un cazzo dalla mattina alla sera e che praticamente portano un fisico rannudo. Praticamente sì. Questo è costipato, eh? La clastra male è muerto. Allora che lo sono inventato un raffreddore. Vabbè, ok. Mettiamo che tu muore, no? Tu lo sei. L'anima dove? Per in cielo, ponta a ponta, prima dello spazio. Sì. Poi, qua entra Dio. Dio ti dice come funziona il paradiso. Sì, quello che puoi fare, quello che non puoi fare. Ad esempio, c'è cosa non ci puoi fare? Beh, gli astema sicuramente. Solo gli astema? Vabbè, non dici pure parolacce. Fermati un attimo. Ma c'è lingua parla Dio. Beh, l'italiano lo parla sicuramente. Vabbè, c'è saccio, le cinesi le capisce? Aspetta, ma le cinesi non ci tenono Dio. Ah no? Ma quindi mi sa che tenono Buddha, o no? Ehi, fermi tutte cose, mo. Fermi tutto. C'è. E allora quando morono i cinesi, non ci inchiana l'anima? Probabile, ma non ci tenono Dio, tenono Buddha, mi sa. Quindi l'anima della morte dei cinesi, se canchianà, poi piglia una svolta a destra, faccia la circonvalazione e arriva a Buddha? Vabbè, c'è un cinese crede in Dio, quello con la barba bianca, da lusonale. Non ce lo facciano trasento allo paradiso? Che sono razziste? Non ne volevo l'anima cinese qua, ci ha fatto un culano della manna. E c'è cazzo, ma si può stare tranquillo, manca un talo paradiso. No, questo è... Vabbè, non cambia discorso, c'è lingua parla a Dio. Ma penso tutto, no? Pure lo cinese, sape? Questo non lo so. Vabbè, la da sapere, no? C'è in casa qualche cinese che non ci supporta Buddha. La da sapere dice una cosa in cinese, se no c'è cazzo di Dio di pizza ede. Beh, questo è vero. È vero. Ma tornando a noi, come faci Dio a sapere che qualche anima ha yastemato in tolo paradiso? Che sente la yastema o la parolaccia, no? Vabbè, a me l'altra sera mi hanno spiegato che in tedesco cazzo significa iatto. Come faci Dio a capire che è un tedesco e non c'è una parolaccia in italiano? Che taglio confuso, vede? No, no, sto penso. Ma forse dipende da come lo dici. Tipo, no? Se uno dice, mannaggia Cristo e la Madonna, non è una yastema. Cioè invece dici, mannaggia Cristo e la Madonna. Allora sì che è una yastema, capito? Sì, sì, così. Ah, ok, ok, vabbè. Vabbè, mettiamo che è yastema, che succede? Va all'inferno. All'inferno? E dov'è l'inferno, mo? Sopra un altro pianeta che non ci si vede? Figa, non ci so sto vedo, eh? Lo saccio che stai cerca come pigli per culo. E ce non mi dici tu come funziona la reincarnazione, da? Ma io ti posso dire come funziona la reincarnazione. Sì, quella che è. La reincarnazione. Vabbè, c'è differenza. Sono differenze, c'è la reincarnazione e la reincarnazione. Sì, vabbè, quello che vedi, già, di. Allora, seguimi. Sì, sì. T'immagina una radio, no? Allora, sopra la radio stanno le frequenze, no? 101, 105 Hz, sì, più capito, beh. Immagina che esiste la frequenza della vita. Che mettiamola a caso, 240 Hz. Beh, ok, beh. L'antenna della radio normale non ce la faccio con pigliare questa frequenza della vita, no? Mm. E l'unica antenna in grado di pigliare questa cazzo di frequenza è dell'essere vivente. Cioè noi. Quindi, quando tu pigli questa frequenza, ti senti vivo. E quando muori?
E quando muore è morto. Che c'è fatto? A dove? È morto, cucchio, do cazzo che vai? Pascia a mare? Ah, aspetta. Voi credete che poi ti reincarna tra un animale, no? Un cane, una mosca. Voi credete? Dica solo uno, so, mamma. Noni, credi che la pensano da come a te. Hai capito, no cazzo. Se tu muore, non ci te reincarne. Intanto un cane pums, o intanto un cignale. Che ci succede? Non succede niente. La frequenza che sto dicendo prima, stai sempre, vivi sopra la terra, capito? Quindi vuol dire che quando muoio io, poi vedo lo buio per sempre? Io non lo so come faccio a vedere lo buio quando è morto. Soprattutto quando non tiene più le orecchie. Cremò. E allora non ci ti sei spiegato? Sta frequenza esiste in tutto il mondo, come l'aria. Come l'aria che respirano. Mi segui? Sì. Ho detto 240 Hz. Boh, mettiamo a fagiano su 3500 abitanti, no? Sì. Da vedesti abitanti come ci sono 3500 antenne. Capigliano sta cazzo di frequenza la vita di 240 Hz. Ma oggi tutti morono sul colpo, la frequenza comunque rimane. Pure c'è lo funerale tuo, le cristiane dicono pizza, compa. Così giovane Giovanni è morto. In realtà non c'è morto Giovanni, è morto solo l'antenna che serveva per pigliare sta frequenza della vita. Ma allora Giovanni siete? Che cos'è? Giovanni è solo un nome di pizza che ha dato mamma da quando ti ha cagato. Ah, quindi i pensieri miei in realtà sono i pensieri di quella frequenza? Hai capito, bravo. Metti che ti viene l'Alzheimer, no? Insomma, per quanto mi fa grattare il cucchione ancora? Tiene l'Alzheimer, Judith. Non conosci più le parenti tue, non sai manco come ti chiami. E allora? E allora, è morto quando tiene l'Alzheimer o sei ancora vivo? No, penso che sia ancora vivo. Sì, però quando tiene l'Alzheimer non ci ti conosci la faccia tua, manco innanzi a uno specchio. E che vuol dire allora? O dice che l'antenna non ci piglia più. E quindi non ci senti più la vita? Città, che piano piano ci te capisci. Ma magari 240 non ce la pigli più, forse pigli altre frequenze che ti fanno pare a noi, ti fanno pare che tu sei stupido. Secondo te, no? Perché ognuno pensa di avere ragione? Ma perché ognuno tiene un'opinione sola? La chieda io un'opinione. Perché la frequenza è solo una. E ognuno sta collegato alla stessa frequenza. 240. Ti dice, mo, gli ho detto 240. Quindi, se ti ho capito bene, tu mi vuoi dire che io e te siamo uguali. Perché siamo solamente due antenne che si collegano a una frequenza. Ma c'è quella frequenza 240, vuol dire, è intelligente, si sente intelligente. Allora tutte le antenne pensano di essere intelligenti, capito? Ci lievi quella frequenza, rimangono come quelli da che tenono l'Alzheimer. Non sanno ci sono, non sanno che cazzo ne fa. Dice, è meglio che muori, che cazzo gli fa qua? Sì, ma allora ci tu pensi che io sono stuedico? Tu non ci sei stuedico come a me? Questa è una bella domanda. Ma rispondi. Tu sei stuedico? Perché l'antenna dopo non ci piglia buono, ovviamente. Oh, è certo. È chiaro. Ste picca campo, capito? Sì, dove tacca? Ma io direi che io fra zero è una tacca proprio strazzata. Vaffanculo. A sto punto è più valida la teoria delle reincarnazioni che la teoria dopo della reincarnazione. Ah sì? E allora mettiamo che arriva un asteroide gigante che distrugge tutto. E rimanono solamente due cristiani vivi sopra lo mondo. Beh. E allora tutti i milioni di cristiani che hanno muerto a domenica sono a reincarnare. O tu pensi che i leoni, le giraffe e tutto l'altro animale fra di loro si dicono: io non muerto un sacco di milioni di cristiani tra un giorno, ma rascà come l'animale, poi le facciamo reincarnare tutte. Beh, vabbè sì, allora è meglio la teoria mia. Dio, lo paradiso. Ehi, mi vuoi pigliare un'altra tennis? Mo' che saccio tutto dell'inferno, mo' che torno. E va, qua ti aspetto tanto.